Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Sulle labbra ho il rossetto liquido di Wycon, la colorazione non la leggo. Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Sulle labbra ho il rossetto liquido di Wycon, la colorazione non la leggo perché è scritto troppo piccolo, o forse era nella scatola addirittura. Comunque il rossetto è questo qua ed è un rossetto che mi piace tantissimo. Questo è il video dei prodotti finiti del periodo, non sono tantissimi, però insomma sono un po' come sempre. Giù nell'info box vi lascio i vari link che vi collegano al blog, dove ci sono le varie review dei prodotti che vi mostro, così potete trovare inci, prezzo, dove acquistarli eccetera. Di alcuni la review non l'ho fatta, comunque ve lo dirò volta a volta. Allora, il primo prodotto che non è beauty, però ve lo volevo far vedere, è questo. Sono queste capsule della Fito e sono anticaduta, è un integratore alimentare che dona crescita e volume per capelli e unghie. Questa è la prima confezione, sono 90 capsule, sto utilizzando la seconda, sono a circa metà, non ho visto assolutamente dei risultati, quindi vabbè, niente, ne sentivo parlare benissimo, l'avevo presa in offerta, ma a me non hanno fatto niente. Poi, altro prodotto che non c'entra niente con il beauty è questa candela qua, che mi era stata omaggiata al Cosmo Prof della Lumen. È una candela che a me è piaciuta tantissimo. Allora, la profumazione è buonissima e delicata, bastava accenderla per 5 minuti e profumava tutta casa. Io ho una casa grande, la camera è enorme e profumava tutta la casa. Mi è piaciuta tantissimo, è durata tanto e si è bruciata completamente. Mi è piaciuta e sicuramente acquisterò qualcosa di questo brand. Prodotti che avevo in casa da smaltire: Vidal, bagno schiuma al talco, mi è piaciuta, una buona profumazione. L'avevo trovata a casa, era uno di quei prodotti che avevano comprato miei nonni. Niente, ho finito, buono. I prodotti della Vidal comunque non sono male, ora l'inci non sono stata a vederlo, però poi ho finito questo mini detergente intimo Malva e Camomilla, la corte dei sogni. Anche questo qua l'ho trovato in casa, l'ho utilizzato, però non come igiene intima, l'ho utilizzato sui piedi, niente di che, è finito, sicuramente non l'andrei ad acquistare. Poi, passando invece alle cose un po' più interessanti, allora, ho finito questo shampoo della End, Have a Nice Day, è uno shampoo volumizzante, zenzero e agrumi dolci. Questo qua mi era stato omaggiato, non so se al Sana o al Cosmo Prof, non mi ricordo, comunque mi è piaciuto molto, la profumazione molto buona, si sente lo zenzero. A me lo zenzero non piace, però in questo caso non l'ho trovato sgradevole. È un buono shampoo, mi andava a lavare molto bene i capelli, non mi andava ad aggredire il cuoio capelluto, non andava a sgrassare eccessivamente e lasciava i capelli puliti per giorni. L'effetto volumizzante non è che io l'abbia notato più di tanto, però comunque è uno shampoo che mi è piaciuto molto, ne bastava veramente poco, quindi mi è anche durato tanto. Poi, sempre per i capelli, ho finito questo qua che è il siero rinforzante di Veleda, mi è piaciuto tanto, devo dire la verità. Con questo ho notato effettivamente un miglioramento per quanto riguarda la caduta dei capelli, a parte che erano più luminosi, proprio erano più belli a vedersi, e poi ne perdevo effettivamente un po' meno. Ha una profumazione erbosa di rosmarino, poi comunque c'è anche un po' di alcol all'interno, perché questi prodotti devono avere l'alcol per far penetrare i principi attivi. Comunque la profumazione è buona, non andava a sporcare i capelli assolutamente, non li andava ad ungere o appesantire. Lo applicavo sulla cute dopo averli lavati, quindi a capelli umidi, andavo ad applicare questo prodotto sulla cute, massaggiavo, ma una cosa veramente molto veloce, e poi andavo ad asciugare i capelli con il phon. Mi è piaciuto tanto e credo di riacquistarlo perché è un prodotto valido. Altri prodotti per i capelli sono questi qua di Davines, ricevuti al Cosmo Prof. Sono uno shampoo, era di quelli che facevano fare a tutti, facevano creare questi shampoo a chiunque, praticamente facevano solamente aggiungere la profumazione e poi ti facevano scegliere una maschera. Allora, lo shampoo è questo qua, era uno shampoo nero abbastanza denso, ha una buona profumazione, ovviamente l'ho scelta io, quindi per forza mi piaceva, ma veramente buonissima. Andava a lavare benissimo i capelli, li andava a pulire, non li andava ad appesantire,
A livello di shampoo era fantastico, il problema è che mi creava una fofatona di capelli enorme, quindi proprio dei capelli che erano, prendevano una piega, una forma stranissima e erano inguardabili, voluminosi ma veramente brutti, e io ho dei capelli fini che non si schiodano da questa posizione qua e non... È la prima volta che mi capita con uno shampoo, quindi ho fatto fatica ad utilizzarlo per questo motivo. A livello di shampoo è buono, però questo effetto era veramente insopportabile. Mentre la maschera mi è piaciuta molto, non mi è piaciuto il packaging della maschera, ho perso anche il tappino. Questa era una maschera percute capelli antinquinamento, l'ho utilizzata solamente su capelli, l'andavo a lasciare in posa a volte mai, a volte veramente 5-10 minuti, andava ad ammorbidire tantissimo i capelli, li rendeva belli morbidi, erano subito pettinabili, quindi la maschera mi è piaciuta, la profumazione non tanto, però a livello, cioè la maschera mi è piaciuta, ecco, potrei anche acquistarla, il pack bocciato, però buono. Ho finito questo intimo detergente extra puro di Marsiglia alla salvia, mi è piaciuto, è un prodotto che mi è durato tanti 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 mesi, andava a fare una bella schiuma, non andava ad irritare, rimaneva comunque delicato anche se puliva molto bene, era ottimo per gli odori, soprattutto durante il ciclo, mi è piaciuto tanto e credo di riacquistarlo. L'ho preso da Tigotà, credo che si possa trovare anche tipo d'acqua e sapone per Zop, questi posti qua, buono, consigliato, del sapone del Mugello, non so se ve l'avevo detto. Poi ho finito una maschera per il viso in Minitalia, questa qua faceva parte di un set che avevo acquistato all'OVS, è della Bioje in collaborazione con Estetista Cinica e la maschera è I'm On Fire, è una maschera attiva sul rossore, e qui c'è scritto che va lasciata in posa per 10 minuti e praticamente toglie, dovrebbe togliere appunto i rossori del viso. È una crema che non andava a seccarsi sul viso, mi è piaciuta tanto perché effettivamente i rossori si notavano molto molto meno e questo effetto durava qualche giorno, quindi un'ottima crema. La profumazione era di cocco e niente, mi è piaciuta e ve la consiglio se come mi avete dei problemi di venuzze capillari, couperose o angiomi, ve lo consiglio perché effettivamente un po' va a mascherare. Poi un campioncino che in realtà ho finito un po' di tempo fa, ma mi sono scordata di farvelo vedere, questa mini crema viso anti-age al Q10 di Balea. Questa qua mi è piaciuta tantissimo, è stata una delle migliori creme che io abbia mai provato nella mia vita. La profumazione è molto molto buona, era una crema adattissima per l'inverno, un po' corposetta, andava a nutrire la pelle, però io ho anche una pelle mista che si lucida facilmente e tende a buttare fuori i prodotti e con questa non mi succedeva, quindi ovviamente ne applicavo un pochino meno. Mi sono trovata benissimo, mi andava a compattare la pelle, me la rendeva liscia, la sentivo proprio nutrita ma non appesantita, mi è piaciuta tantissimo, vorrei acquistarla nuovamente in taglia grande, ma non ho un DM vicino e non ho nessuno delle mie amiche o dei miei amici che insomma stanno vicino a un DM, perché altrimenti io me la farei comprare da qualcuno, ma purtroppo io non ce l'ho vicino. Comunque mi tengo questo campioncino e non si sa mai che un giorno capiti dalle parti di Milano che me lo vado ad acquistare perché è fantastico. Ho finito questi step, diciamo, per i pori dilatati e per i punti neri. Allora, questo qua appunto sono tre step da fare una dopo l'altra. Sono del marchio Olika Olika, un marchio coreano. Allora, c'era un primo step da fare che era una maschera in tessuto che aveva appunto la forma del naso, come le striscette quelle per i punti neri. Andava applicata qualche minuto e poi andava rimossa.
cioè tolta e massaggiato il prodotto. Mi ha dato il primo step un pochino ad arrossare la pelle, ma una cosa che è durata qualche minuto, non mi ha comunque bruciato, pizzicato assolutamente. Il secondo step era appunto quei cerottini che si utilizzano per togliere i punti neri, che però devo dire ne avrà tolti due o tre, quindi niente di che. E il terzo step invece era un'altra maschera che era fatta in gel, era tipo una cosa di gomma imbevuta di prodotto, anche questa da applicare e lasciare sopra il naso. La profumazione buonissima di tutti e tre gli step era sempre la stessa. Mi è piaciuto molto come prodotto, non tanto per i punti neri perché più o meno sono rimasti uguali, però mi è piaciuta perché i pori dilatati che ho intorno al naso sono spariti e per qualche giorno io non ho avuto questi pori dilatati che di solito ho, quindi la boccio per quanto riguarda i punti neri, ma la promuovo per quanto riguarda i pori dilatati. E quindi niente, buonissima, costa mi sembra 1,50 €. Comunque nel blog vi ho fatto la review, così potete anche vedere l'inci. Tra l'altro mi sembra che lo step 1 abbia un inci abbastanza buono e si può trovare su Macwell Beauty, su alcuni siti, allora non mi ricordo, comunque sul blog c'è scritto. E niente, mi è piaciuto. E poi ho finito, vabbè, una mini taglia di dischetti di Isana. Questo qua si trova, non mi ricordo se ne DM o ne Rossmann, comunque non mi sono piaciuti. E infine ho finito dei campioncini. Ho utilizzato e finito questo campioncino di La Saponaria della linea Melissa, latte struccante senza risciacquo. Ovviamente l'ho risciacquato. La profumazione mi è piaciuta, un latte che non vada a appesantire la pelle, mi ha struccato il fondotinta e mi ha struccato anche il mascara, però non era waterproof. Mi è piaciuto, non va a appesantire la pelle, e buono, non brucia gli occhi, un buon prodotto. Ho finito anche questi due campioncini dell'Erboristica linea Tricobio, liscio assoluto, shampoo disciplinante e maschera istantanea disciplinante, tutte e due con olio di monoi e fiori polinesiani. Ne ho altri due da utilizzare. Profumazione molto 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 delicata di monoi, però gradevole, vegan, tutte e due vegan. E niente, sì, mi sono piaciuti, ma niente di che, devo dire la verità, nel senso sì, ha lavato bene i capelli, li ha lasciati puliti, ha districato bene i capelli, li ha lasciati morbidi, però ecco, non mi ha fatto dire wow. Poi ho utilizzato questo campioncino di latte mandorle della Swissform, mi è piaciuto, buono, un buon prodotto, ma ve ne avevo già parlato perché ne avevo un po' di quei campioncini lì. Poi ho utilizzato questa maschera con le proteine e cheratina di Douglas. Questa qua era in un set, mi è piaciuta, l'ho utilizzata per qualche volta, forse 3 o 4 volte. È una maschera che va a ammorbidire tantissimo i capelli, li districa molto bene e mi è piaciuta. La profumazione era gradevole, e un buon prodotto, potrei anche acquistarlo. L'inci non sono stata sinceramente a guardarlo, me l'avevano regalato e l'ho utilizzato volentieri. Poi ho utilizzato questo balsamo nutriente districante per capelli opachi e sfibrati, anche questo non mi ha detto niente di che, non era male ma non era nemmeno chissà cosa. Ed infine ho finito questo prodotto di Le Café des Beautés, se così si pronuncia, boh, sì, e questa è una crema doccia che però non mi è piaciuta granché, perché i prodotti di questa marca, io ho provato tanti campioncini, hanno solamente un difetto, perché come prodotti sono buoni, però hanno delle profumazioni che sanno di quelle cose per i bambini, quelle fruttate dolcissime che stuccano, che sono nauseanti per bambini, quindi ecco, non mi è piaciuto per la profumazione. E quindi niente, questi erano i prodotti che ho finito in questo periodo. Fatemi sapere che cosa avete finito voi. Io vi saluto e ci vediamo in un altro video. Ciao ciao!